innanzitutto per me è un motivo di orgoglio essere qui presente a rappresentare una città gloriosa che dal 1908 agisce nel territorio, quindi diventa a forza un punto di riferimento anche per il palmaresso, per guardi, per i successi, per le coppie che hanno vinto. Oggi siamo qua a festeggiare un'annata di giudizio straordinario che coincide con la vittoria della Coppa, lo scudetto, che coincide poi con la seconda stella ed è un motivo di grandissimo dolore poterla poi mettere a casa la zuccata del dolore anche la seconda stella. Rappresentiamo, come dicevo, soprattutto il territorio di Milano, non solo, ma è un'Italia. Quindi lo facciamo con un grande orgoglio, con grande difficoltà, per cui oggi è l'occasione anche per rivolgere voi, che siete un po' il cuore pulsante della politica della democrazia, e se da una parte evidenziamo come oggi ci sono nuove società professionistiche in democrazia, ce ne sono ben 5 in Serie A, quindi rappresentano un quarto dell'intera Serie A. Sono 5 di cui 4 proprietà straniere, quindi già questo ci deve far riflettere. Significa in sostanza che il modello, se la parte della mia generazione, quando c'è un altro dirigente, da quello che diceva Chiesi, cioè il fatto che c'erano imprenditori provinciali in tutte le province che oggi abbiamo citato come facente parte del caso professionistico, c'erano degli imprenditori che dovevano trovare i soldi per la loro squadra. Ora il governo imprenditoriale purtroppo la regione sente, quindi meno male che sono arrivate le campagne straniere. Però noi non dobbiamo mai dimenticare quello che è il nostro scopo principale. È vero, oggi tutte queste squadre ricevono un premio a prescindere, credo, per quello che è stata l'opera svolta, ma ci rivolgiamo soprattutto ai meriti conseguiti con le prime squadre, l'accionamento di Serie C, l'accionamento regionale, l'accionamento di Serie C, con l'accionamento della Serie B, l'Atalanta di l'Europa League e l'accionamento della Super Coppa. Però uno degli obiettivi principali di ogni società nostra è anche quello di rappresentare un punto sociale molto importante. Noi abbiamo il cuore dei soldi, ogni società di destra ha il cuore dei soldi di centinaia di ragazzi e ragazze. Perché oggi dobbiamo anche sottolineare come il mondo femminile nello sport ha. Cosa manca? Manca non solo le strutture, le strutture sportive. Quindi auspico che noi possiamo dedicare il tempo a cercare di affrontare questo aspetto. Il secondo aspetto è altrettanto importante, che da anni ormai lo sport in generale, cioè quello del calcio, non è più gratuito. Questa è una grande denuncia che faccio sempre, sì, siamo dei clienti, e che ha portato alla crisi che vediamo anche oggi ci sono tanti processi mediatici. Questa sconfitta degli europei non nasce dalla presenza di Spalletti, nasce da molto lontano, quando ormai i talenti non ci sono più in Italia, e quindi questa è una situazione molto reale presente che dobbiamo noi come parte dello sport affrontare, soprattutto in corruzione politica. In questo momento c'è una grande turbolenza nazionale, il ministro, quasi tutti sono davvero amatori. Problemi se li siamo creati noi, ripeto, soprattutto per la mancanza di talenti. E talenti, statisticamente, per quanto riguarda la memoria ormai di quasi 50 anni di militanza nel mondo del sport professionistico, ormai che sono vecchio, ho iniziato giovanissimo. Quindi, però sono nati nei centri meno ambienti, sono nati negli oratori, sono nati nei campi, nei prati, delle città. Oggi questo non è più possibile, non è più possibile, ma non è più possibile neanche partecipare alle attività giovanili nel ciclo di società. Come dicevo prima, quando le società importanti, giustamente le società dell'artistica che stanno in piedi per distribuire la sostenibilità, devono fare pagare delle rette anche ai bambini. E quando fanno pagare delle rette, cambiano, tagliano fuori un certo tipo di centro sociale, ovviamente, non ha possibilità.
crederci e di maturare. Questa è una denuncia che faccio a livello nazionale, che è il vostro, però siccome, ho detto prima, abbiamo 5 società in Serie A, questo è un grandissimo problema. Immaginate 5 società, chiaramente l'SRL o l'SPA, che producono un fatturato non indifferente, superiamo 700-800 milioni di fatturato, significa avere come minimo, il nuovo fatturato sarà oggetto di riflessione, almeno circa 200 fornitori. Significa che il caso di un barco dà lavoro a 200 attività artigianali o aziende, e quindi credo che il suo ruolo lo svolge in modo migliore. Ecco, vorrei anche da parte vostra delle risposte non oggi, perché veramente la monografia è quello che chiedo, funziona tutto, ma anche per lo sport, questo ce ne mantiamo, e concludo facendo complimenti ai miei colleghi che ci hanno preceduto, che anche loro hanno svolto per mille difficoltà un ruolo importante e sono riusciti.